Ben ritrovati, un saluto ai nostri telespettatori, grazie di seguire i nostri appuntamenti informativi, in particolare questa edizione del MAIG Notizie che subito si collega con il Centro per l'impiego di Acquaviva delle Fonti e in particolare con il referente dello stesso centro, ossia Leo Petruzzellis, e con lui l'operatore Carlo Ancona, che è specialista del mercato e dei servizi per il lavoro. E quindi grazie a questo loro contributo, a questa loro disponibilità, parleremo del Centro per l'impiego di Acquaviva delle Fonti, a cui afferiscono diversi comuni, ed in particolare quali siano le iniziative. Grazie di essere collegati con noi, Petruzzellis e Ancona. È un piacere nostro, direttore. Ecco, grazie a lei per la visibilità che dà al Centro per l'impiego. Ci mancherebbe, ritengo che sia necessario, utile e doveroso, anche perché dobbiamo dire in quest'ultimo periodo si parla sempre più di necessità di meglio organizzare, meglio utilizzare quindi i centri per l'impiego. E nel momento c'è in cui... una mini rivoluzione a proposito. Esatto, perché... benissimo. Sta sorgendo, si sta costituendo questa agenzia ARPAL, no? Che ha ereditato dalla regione tutte le competenze a proposito dei centri, e quindi ci sono state una serie di concorsi che si sono espletati e quindi i centri per l'impiego sono stati potenziati da diverse figure professionali. Qui a fianco a me c'è il dottor Carlo Ancona, specialista del mercato del lavoro, che è stato assegnato a questo centro insieme ad altri colleghi. E quindi c'è un potenziamento perché dovrebbero comunque anche aumentare le competenze del centro di impiego, no? Quindi siamo in una fase di transizione dal passato al futuro, e quindi chiaramente poi, per esempio, aggiungo che è previsto il nostro trasferimento presso un'altra sede proprio perché l'organico si è arricchito notevolmente, la sede attuale non è più sufficiente ad ospitarci tutti quanti, e quindi siamo in attesa che ci venga consegnato la nuova struttura e quindi c'è proprio anche a livello logistico una vera e propria rivoluzione. Ecco, quindi il Centro per l'impiego di Acquaviva delle Fonti offre i suoi servizi in un ambito territoriale che comprende Acquaviva delle Fonti. Ci sono diversi comuni, sì. Oltre ad Acquaviva, che è il centro, la capitale, poi ci sono i comuni di Cassano, San Nicandro, Grumo, Bineto e Toretto, quindi insomma un'area abbastanza... con un'utenza abbastanza ricca. Ecco. Quindi ha già detto che è stato potenziato e quindi c'è bisogno di una sede più grande. E noi ci siamo trovati, direttore, se ti interrompo, ci siamo trovati in una situazione con soprattutto poi all'indomani della quota 100, no? Sì. Con fuggi del personale, chiaramente. Il centro per l'impiego di Acquaviva, nonostante i 6 comuni che doveva gestire, ci siamo ritrovati in 2 o 3 persone, quindi praticamente insufficienti a poter portare avanti questo discorso. Poi la Regione Puglia, come dicevo prima, ha creato questa agenzia APAL con il capo direttore generale dottor Massimo Cassano. Sono stati espletati dei concorsi con varie figure professionali, quindi siamo adesso dotati di un buon organico e quindi con nuova sede, nuove competenze, che stanno partendo diversi progetti, e in questo si inserisce il nostro, che magari poi possiamo approfondire più tardi. Certo, allora, per quanto riguarda il vostro ruolo, diventa rilevante, diventa importante ed indispensabile nel momento in cui i molti giovani, ma anche gli inoccupati, e quelli che non sono abituati al mercato del lavoro si ritrovano in difficoltà. È importante quindi incrociare la domanda e l'offerta. E questo è proprio il cuore del
servizio nostro che dobbiamo offrire all'utenza. Questo incrocio fra la domanda appunto e l'offerta, cioè come dire, collegare l'inoccupato e il disoccupato, colui che va alla ricerca del lavoro, con le aziende, chiaramente mi riferisco alle aziende del nostro territorio soprattutto. Ecco, e per fare questo appunto bisogna conoscere le aziende, bisogna conoscere le loro necessità e bisogna anche interfacciarsi magari con gli istituti scolastici, con gli enti di formazione. Ecco, gli obiettivi, cosa state realizzando, qual è il vostro progetto? Con l'esperienza maturata in questi anni ho riscontrato questo distacco che c'è fra l'azienda e l'utenza, e gli utenti sostanzialmente, no? E quindi soprattutto poi quando le aziende stesse magari fanno richiesta a volte di personale specializzato qualificato e noi ci troviamo impreparati, nel senso che non abbiamo, come dire, un riscontro poi con i disoccupati, diciamo, che hanno queste professionalità richieste dalle aziende. Non so se mi spiego. Quindi faccio un esempio banalissimo. Magari abbiamo la richiesta di un saldatore, no? E tu magari ti affacci e vedi che saldatori non ce ne sono, insomma. Quindi, in questo poi ci siamo, come dire, un po' interrogati e abbiamo insieme a Carlo, al dottor Carlo Ancona, messo su questo questionario, abbiamo ideato questa, anche con la collaborazione, devo aggiungere, della dottoressa Beatrice Cogian, che oggi è assente, dipendente dell'ANPAL Servizi, quindi un'agenzia di supporto, un'agenzia nazionale di supporto alle agenzie per l'impiego, all'agenzia APA. Abbiamo messo su questo questionario perché noi vorremmo, come dire, essere più, come dire, più presenti sul territorio con degli elementi più concreti e quindi stiamo facendo questa indagine di mercato per poter capire le aziende locali di che cosa necessitano, di quali figure professionali, no? In modo tale che la finalità di questa indagine è poi recarsi, per esempio, negli istituti scolastici in uscita delle quinte classi, dove i ragazzi stanno per diplomarsi, e quindi per coloro che magari non intendono proseguire gli studi presso l'università e vogliono rimanere sul nostro territorio alla ricerca appunto del lavoro, suggerire loro che per esempio ad Acquaviva ci sono più possibilità di poter come dire, collocarsi conseguendo magari delle specializzazioni. E in questo vorremmo poi coinvolgere anche gli enti di formazione che magari anziché fare i soliti corsi banali tipo corsi di inglese o di francese, magari fare corsi più mirati al fine di poter finalmente incrociare la domanda con l'offerta. Non so se sono stato chiaro, direttore. Sì, veniamo quindi a questa indagine, a questo questionario, di che cosa si tratta? Ecco qua magari il dottor Ancona può essere più tecnico nel presentare questo questione. Sì, buongiorno a tutti di nuovo. Gli obiettivi li ha sintetizzati perfettamente il nostro referente e sono sostanzialmente due, appunto, quello di cercare di individuare con la maggiore precisione possibile quali sono le figure professionali che le imprese del territorio cercano maggiormente, quali sono le caratteristiche che questi devono avere, la formazione, l'esperienza, la professionalità, quali sono le tecniche che poi loro dovranno essere chiamati a utilizzare, quali sono le strumentazioni, appunto quali caratteristiche nel dettaglio devono possedere. Quindi questo ci serve da un lato a capire quali sono proprio queste figure professionali maggiormente richieste per poter capire già attualmente se nei nostri sistemi, nei nostri database c'è possibilità di un effettivo incrocio. Dall'altra quella di comprendere esattamente quale sia questa richiesta per poter direzionare meglio, per poter orientare
le attività e l'offerta formativa da parte di istituti scolastici ed enti di formazione del territorio. Per questo abbiamo elaborato questo questionario e stiamo continuando a incontrare le imprese del territorio affinché loro spieghino nella maniera più accurata possibile quali sono queste figure e raccontino un po' quale sia, secondo il loro punto di vista, l'andamento del mercato nel loro specifico settore, ovvero se prevedono di incrementare la loro dotazione di personale, se prevedono che il mercato nel loro settore possa crescere, aumentare, incrementarsi nel breve e lungo periodo, in modo da comprendere quali sono meglio i profili, le prospettive anche occupazionali del territorio. Stiamo ottenendo già un cospicuo riscontro perché già diverse imprese hanno, oltre che accogliere favorevolmente questa iniziativa, stanno anche rispondendo con grandissima partecipazione e collaborazione. Infatti ringraziamo anche tutte le imprese che si E anche i stanno. loro consulenti ci stanno dando una grossa Sì, mano, anche i professionisti che li perché sono stati assistono. coinvolti anche loro. Per cui è un'operazione che interroga in qualche modo gli attori sociali del territorio che si occupano di impresa e si occupano di lavoro sostanzialmente. E questo ci serve affinché noi possiamo realizzare meglio uno degli obiettivi proprio dei servizi che rende il Centro per l'Impiego, cioè, come si diceva prima, quella dell'incrocio della domanda offerta, che il Centro per l'Impiego offre accanto a tutta un'altra serie di servizi come l'accoglienza di base, la profilazione, l'accompagnamento anche all'autoimpiego, Con la la stessa preparazione consulenza. di un CV che magari molti magari non sono in grado Sì, l'assistenza di appunto a soggetti che prestare. sono inoccupati o comunque in cerca di una nuova occupazione, a avviarsi meglio, a Valutazione presentarsi dei meglio. progetti e delle convenzioni per i tirocini formativi anche, no? Quindi diciamo, offriamo un servizio abbastanza importante, ecco. Sì, dai questionari che sono stati già realizzati, dagli incontri che ci sono già stati, possiamo fare riferimento a qualche chicca, insomma, a qualche novità, per il mercato del lavoro di Acquaviva in termini di professionalità richieste, di caratteristiche o Beh, nella direttore, media ci di vuole quanto una. già. Ecco, intanto, giusto per allargare un attimo il discorso, si sta perdendo un attimo diciamo, il discorso dell'artigianalità, diciamo così, se così si può definire, nel senso che stiamo riscontrando appunto come dire, una mancanza proprio di i cosiddetti artigiani, cioè è una figura che sta, ahimè, che sta scomparendo, no? E quindi, per esempio, faccio un esempio banalissimo, come dire, il gommista, ecco, oggi i gommisti non se ne trovano, non ce ne sono, perché magari chi ha un'azienda in proprio, si tiene stretto il proprio dipendente, diciamo. Non c'è questa formazione, ho fatto un esempio banalissimo, potrei allargarmi con il salumiere, potrei allargarmi con il O macellaio, qualche impiantista, perché ad esempio appunto, poi entriamo nel più di settore alimentare un'azienda. e infatti ci stanno chiedendo queste figure abbastanza, come dire, specializzate. Ecco perché noi dobbiamo, come dire, coinvolgere anche questi enti di formazione che magari possano, come dire, istituire questi corsi per poter formare già di base questi ragazzi, magari coloro che, ripeto, non hanno intenzione di proseguire gli studi con l'università e si vogliono collocare in questo territorio, devono sapere che magari c'è il corso di soldatore per dire che tu, conseguito questa formazione, puoi avere grosse possibilità di occuparti presso le aziende locali. Quindi diciamo che li stiamo raccogliendo i questionari e quindi non abbiamo ancora, come dire, Un dato un dato sufficientemente ampio, però il trend è quello che diceva dalle prime. giustamente referente, proprio la mancanza di figure da impiegare in bottega artigiana, in attività commerciali e alcune figure specializzate tipiche in alcune aziende, ad esempio, diciamo prima gli impiantisti, gli elettricisti,
qualcuno ci chiedeva, insomma, anche studi professionali privati, figure di infermieri che naturalmente sono molto ricercati e riescono subito a trovare impiego, anche perché c'è il corso di formazione, insomma, universitario presso il Niulli. Quindi dalle primi riscontri che stiamo avendo, più o meno è questa la tendenza. Naturalmente cercheremo di estendere il più possibile questa indagine alle imprese anche degli altri comuni, in modo da avere un quadro un po' più complessivo e analitico e poi tirare fuori un po' delle conclusioni. Con l'avvio della prossima stagione formativa, magari del prossimo anno scolastico, l'intenzione è quella Di di andare anche dialogare con gli istituti scolastici e con i docenti di riferimento e quindi già per abbiamo poter in aperto qualche un modo anche campo. rappresentare, insomma, i risultati di questa prima indagine effettuata. Certo, anche perché già l'essere giovani significa essere dinamici, essere veloci, avere tutta questa energia, ma allo stesso tempo ci deve essere un mercato, ci devono essere risposte molto dinamiche, perché se la richiesta è oggi del gommista non si può aspettare ad averlo fra 3 anni, insomma, ecco. E quindi il tutto deve essere fatto in maniera molto veloce e dinamica, quindi serve anche che la scuola e gli enti di formazione possano Eh sì, è rispondere un subito, discorso presto. scuola-lavoro Sì. praticamente, cioè anche la scuola deve, come dire, al nostro modestissimo parere, creare le basi, no? Quindi non solo teoria ma anche un po' di pratico, quantomeno, come dire, dei corsi paralleli. Nello stesso tempo, ripeto, noi abbiamo sul territorio diversi enti di formazione che a noi ci arrivano locandine di questi corsi che loro programmano, ma chiaramente una buona parte, diciamo, non risponde alle esigenze delle aziende sul territorio. Quindi che il ragazzo si va a fare il corso di, che ne so, di marketing per dire, no? Può essere, sì, va bene, utile, eccetera, però ai fini della collocazione in questo territorio, diciamo un po', come dire, no, non ho un riscontro così Occupazionale, intenso, ecco, non c'è quindi un'esigenza. necessitiamo di corsi mirati proprio per, come dire, incrociare la richiesta dell'azienda con l'utenza locale, insomma. Ecco, Siamo viviamo d'accordo. in una realtà dove ci sono diverse aziende importanti che ci fanno ogni tanto richieste di figure specializzate e noi purtroppo non possiamo fornire loro nominativi perché nel nostro database vengono a mancare queste figure, no? Quindi chiaramente a volte l'azienda comunque attiva la formazione a spese proprie e quindi magari con il discorso del tirocinio formativo dopo 6 mesi magari valuta se il soggetto è idoneo e quindi poi trasforma il tirocinio in assunzione. Ma a volte l'azienda non può aspettare 6 mesi a formare il soggetto e quindi ha necessità immediata di collocare. Quindi in questo dovrebbero provvedere anche gli enti con i vari corsi che propagandano sul nostro territorio con delle figure, come dire, spendibili appunto per le nostre aziende. Sicuramente più in là ci risentiremo per valutare l'esito di questa indagine conoscitiva. E, per quanto riguarda invece le attività future, il Centro per l'Impiego ha in cantiere altre iniziative, altre progettualità a breve termine o nel prossimo autunno che possano servire ancora di più a migliorare il suo servizio all'utenza? Stiamo raccogliendo, ripeto, questi Sì. questionari. Credo che per ottobre-novembre massimo dovremmo essere già pronti per andare nelle scuole, ripeto, nei vari istituti scolastici. Ci riferiremo agli alunni in uscita, agli alunni delle quinte classi, quindi credo che il tutto si concretizzerà
ottobre-novembre. Ecco, diamo un consiglio a chi ci sta ascoltando, ai giovani, agli inoccupati, agli stranieri che ci stanno ascoltando. Cosa consigliate? Beh, cosa consigliamo? Chiaramente i giovani che sono ancora, stanno completando il percorso scolastico, diciamo, di studiare, quello non fa mai male, quindi di continuare a studiare. Poi per chi invece vuole interrompere il percorso e vuole fermarsi in questa dimensione locale, in questa dimensione acquavivese, e deve formarsi in virtù del, a meno che non ha delle idee proprie per poter, come dire, aprire un'attività in propria, quindi quello è un altro discorso, ma se vuole essere collocato in questa dimensione acquavivese, deve seguire i suggerimenti che noi diamo a proposito della domanda da parte delle aziende locali. Quindi, se noi abbiamo un'azienda di, che ne so, come faccio un esempio, noi abbiamo la Fillogic, per esempio, no, un'azienda che necessita magari di figure simili più o meno ai tipografi, no, che stampano diverse etichette, eccetera, eccetera, magari avere un percorso formativo in quella direzione, perché può essere più facile collocarsi a un'azienda come la Fillogic, anziché avere un corso di inglese, che sì, può essere sempre utile, ma ai fini della collocazione, no, diciamo, non è sufficiente. E poi il consiglio che diamo, soprattutto ai ragazzi che stanno completando il percorso scolastico, è intanto di venire presso il centro per l'impiego a iscriversi, a dichiarare la loro disponibilità, magari a svolgere attività La lavorativa. loro predisposizione pubblica, no? Esatto. Perché magari ognuno ha le proprie predisposizioni, quindi noi poterli orientare in virtù di questo colloquio, diciamo, di accoglienza, il colloquio di questo, noi tecnicamente lo chiamiamo patto di servizio, no? Che non è altro che un colloquio di orientamento, e quindi guidare il neo iscritto, diciamo, in base alle proprie Attitudini. attitudini, magari suggerire loro delle piattaforme dove potersi registrare, per potersi sempre con la finalità del raggiungimento della collocazione, no? Praticamente come devono fare per rivolgersi al centro per l'impiego? Pandemia permettendoci, ci lasciano aperti. Noi siamo sul territorio presenti dalle 8:30 alle 12 tutti i giorni, quindi anche il martedì abbiamo pure l'orario pomeridiano dalle 15:30 alle 17, e pertanto siamo a disposizione dell'utenza, e quindi suggerisco, come diceva Carlo, coloro che non si sono mai iscritti presso il nostro centro, visto che, insomma, è una procedura semplice, non porta via tanto tempo, venire da noi, registrarsi, iscriversi, e noi diamo tutto il supporto tecnico e non solo, sempre ai fini della collocazione, insomma. Quindi, Grazie, grazie al referente Leo Petruzzellis e al collaboratore, allo specialista Carlo Ancona di questa noi siamo loro noi che ringraziamo lei, disponibilità. direttore, perché abbiamo necessità di essere appunto più visibili sul territorio, quindi se mi permette la invito a poter risentirla nuovamente, insomma, ecco, magari quando avremo dei dati più concreti, se vuole possiamo. Certo, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Quindi nel momento in cui ci sono necessità, fate riferimento alla nostra redazione, ci farà piacere informare i nostri telespettatori anche attraverso la pagina Facebook, il canale YouTube e la nostra app di quelle che sono le soluzioni affinché i giovani, gli inoccupati, gli stranieri possano trovare le soluzioni migliori Noi ce la siamo fatta tutta, direttore, alle stiamo cercando loro di fare competenze.
Certo, vi auguro una buona giornata e vi ringrazio. Grazie a voi, grazie, grazie mille. Buon lavoro, grazie, a lei. Direttore. Salve. Grazie. E concludiamo quindi così questo approfondimento del MAIG Notizie. Ad una prossima occasione.